Allora, iniziamo. Allora, il primo argomento, come promesso, rivediamo i concetti, come i concetti della programmazione oggetti si traslano nel linguaggio Python. No? Transitioning from Java to Python. Quello che non ho detto è che le slide sono tutte in inglese. Quindi parliamo in italiano, ma prepariamo le slide in inglese per comodità nostra, essenzialmente. Ma non dovrebbe essere un problema. Qui ci sono due link dove ci sono dei tutorial su questo sito Real Python, che secondo me prepara il materiale fatto bene, che possono anche essere usati, no, diciamo così, per approfondire o per leggere per conto vostro gli stessi argomenti. No? Di tanto in tanto metterò dei link di approfondimento o di spiegazioni alternative, diciamo così, rispetto alla mia. Allora, avete ancora caldo il corso di programmazione oggetti, spero che l'abbiate passato bene, e dove vi hanno raccontato tutta una serie di costrutti, no, di cui io qua ho provato a raccogliere un po' di parole chiave, anzi un po' di nomi, che sono, diciamo, i concetti della programmazione oggetti. Okay? Quindi di base abbiamo delle classi che sono una dichiarazione astratta di proprietà e comportamenti che poi vengono concretizzate dagli oggetti, le istanze, no? Che vengono create a partire da una classe. Una classe contiene delle proprietà o degli attributi, no? Le variabili private, no? della classe stessa. Contiene dei metodi che possono essere chiamati sugli oggetti. Poi, per carità, ci sono delle particolarità in cui ci sono le proprietà definite a livello di classe o dei metodi definiti a livello di classe, che in Java si dice static, no? Con la parola chiave static. C'è un concetto di visibilità su cui si basa poi l'incapsulamento. Il fatto che gli attributi e i metodi non sono visibili a tutti di una classe, non sono visibili a tutti, ma solamente ai metodi della stessa classe o delle classi dello stesso package, no? Le varie parole chiave che erano protected, public o private, che mettevamo di fronte ad ogni elemento di una classe. Fondamentale, in una classe c'erano dei metodi speciali. Uno tra tutti il costruttore, o in Java i costruttori possibili, che erano i metodi che servivano appunto per costruire gli oggetti a partire dalle classi, ma poi c'era tutta una serie di altri metodi che servivano, che servono, no? A dare la piena funzionalità di una classe. Che ne so, toString, quante volte l'abbiamo fatto generare per poter vedere il contenuto di una classe, equals, no? compareTo, tutti dei metodi, diciamo così, che hanno un significato speciale all'interno della classe. E tutte queste cose servono per costruire, diciamo così, classi e oggetti che di fatto possono, nel nostro programma, comportarsi come gli oggetti predefiniti del linguaggio. Perché sono inventati gli oggetti? Perché un linguaggio fornisce un certo insieme di tipi di dato, che ne so, gli interi, le stringhe, le matrici, eccetera, ma magari a te serve qualcosa di diverso. Allora ti costruisci questo qualcosa di diverso, di specifico, usando i dati di base, però vuoi che questo qualcosa che ti sei costruito, questa classe che ti sei costruito, funzioni come le altre cose. Quindi tu la possa passare alle funzioni, possa stamparla, possa memorizzarla dentro una collection e così via. E a questo serve, no? Costruire una classe che abbia i metodi fatti nel modo giusto, i metodi speciali, eccetera. Sulla destra ci sono i principi più generali, no? Sulla sinistra sono gli aspetti del linguaggio che abbiamo imparato. E a cosa mi servono? La visibilità mi serve per gestire l'incapsulamento, no? Capire che cosa è visibile. Allora, il linguaggio mi permette di decidere che cosa è privato e cosa è pubblico. Dopodiché, perché mai non dovrei fare tutto pubblico? Chi se frega? Perché c'è il principio di incapsulamento che mi dice che se tu nascondi i dettagli di funzionamento di una classe, sei più tranquillo, perché in futuro, quando dovessi cambiare il codice di quella classe lì, sai che nessun altro può per sbaglio dipendere da un dettaglio implementativo. E quindi ci obbliga a ragionare, quando il progetto è su una classe,
quella che è la sua interfaccia, quindi quali sono i metodi che offre l'esterno, rispetto, tenendola separata rispetto a quello che è la sua implementazione. Poi non, nessuno ci obbliga, sono strumenti che ci aiutano a, gestire e mantenere un programma complesso. No? Il nostro peggior nemico siamo noi, no? Quando facciamo delle scelte oggi, poi noi dovremo riprendere lo stesso codice magari tra una settimana o un mese, e cambiare qualche cosa, e quindi dobbiamo sempre pensare che ciò che scrivo oggi non è lì per rimanere, ma è lì per cambiare. E quindi devo in qualche modo organizzare il codice in modo che se cambio qualche cosa non devo andare a ritoccarlo in 100 posti. No? L'ereditarietà, che è usata molto nelle librerie, la usiamo un po' meno noi, no? come programmatori, no? Ci serve a poter, per poter raggruppare classi che hanno comportamenti simili. Quindi ho una superclasse che definisce i comportamenti comuni e poi una serie di sottoclassi che ciascuna specializza questo comportamento. Tutti questi ragionamenti qua sulla ereditarietà, sulla gerarchia di classe, sono fondamentali quando uno inventa, costruisce una libreria che altri devono usare. Poi come utenti invece finali che devono sviluppare un programma applicativo si usa di meno. No? Nel senso che devi capire perché stai usando librerie che a loro volta usano l'ereditarietà, ma è difficile che poi noi dobbiamo andare a implementare le classi che ereditano l'una dall'altra, se non magari in casi molto semplici. No? Quindi no, ci interessa più a livello di concetto che non a livello di capacità di progettare una gerarchia di classi. Polimorfismo è un altro dettaglio, no, del linguaggio, che significa che tu hai gli stessi metodi o gli stessi operatori che lavorano con tipi di dati diversi. E quindi, ad esempio, questo lo puoi far lavorare con sfruttando le sottoclassi, quindi io quando ho un metodo che lavora su una classe, in realtà a quel metodo posso passare una qualunque delle sue sottoclassi. Oppure posso passare con l'overloading, cioè uso più metodi che si chiamano nello stesso modo, che però accettano parametri diversi, un metodo che accetta un intero, un altro metodo con lo stesso nome che accetta una stringa, e fanno lavori internamente diversi, ma esternamente sembra lo stesso metodo, l'oggetto offre quel metodo lì, che può lavorare su oggetti di tipo diverso. E quindi questo aumenta la generalità di ciò che può fare. E questo, grosso modo, sono le cose che abbiamo conosciuto, no, nel mondo Java. Ma le abbiamo conosciute studiando Java come pretesto per diciamo così, apprendere i concetti. Sono concetti più generali. Poi Java va molto bene in un corso di programmazione oggetti perché mappa quasi uno a uno, in modo quasi perfetto, quelli che sono i concetti astratti, generali, teorici della programmazione oggetti, li mappa in parole chiave del linguaggio. Vedremo che in Python i concetti ci sono, ma sono tradotti a livello di linguaggio in un modo diverso. Più semplice, meno rompiscatole rispetto a Java, con più flessibilità, però attenzione che la flessibilità ha anche il suo rischio, no? Nel senso che c'è maggiore responsabilità per l'utente. Ecco, la differenza principale è, che sappiamo già, no? È che Java è un linguaggio fortemente tipizzato, Python invece è un linguaggio non tipizzato. Quindi quando io dichiaro una variabile, in Java devo dichiarare sempre il tipo di oggetto a cui questa variabile farà riferimento, in Python invece no. Le variabili non hanno un tipo, non hanno un tipo di dato. I valori hanno un tipo, io quando creo un oggetto, un valore, quello deve avere un tipo, o è un intero, è una classe Pippo, o è qualcos'altro, ma la variabile che uso per riferire quell'oggetto può essere libera di riferirsi anche a oggetti diversi, no? Non è un'informazione che sta nella variabile, ma sta solo nel valore. Questa è una prima grossa differenza che poi alla fine giustifica tante delle differenze che vengono dopo, la riprendiamo ovviamente negli esempi. L'altra differenza, questa volta molto più in positivo, è che in Python qualunque valore è un oggetto, qualunque tipo di dato è un oggetto. In Java abbiamo sempre il mal di pancia di distinguere tra tipi nativi e oggetti. Quindi sapete che avete int, che è invece un valore nativo, e poi la classe integer, che invece è un oggetto. E si comportano in modo diverso, ovviamente, no? Tanto per farci contenti.
Poi ci sono tutte le conversioni, però ad esempio per quando passo qualche cosa by reference, se è un oggetto funziona by reference, se invece è un valore nativo funziona by value. Quindi ci sono tanti casi particolari purtroppo da gestire per questa. Invece in Python, se io scrivo 1, 1 è un numero, quello è già un oggetto di tipo intero. Quindi non esiste nulla che non sia un oggetto in Python, per questo ci aiuta ad avere maggior regolarità, no? Nel costruire il linguaggio. Ok, vediamo come è fatta una classe in Python. Partiamo subito così. Un esempio analizzando la sintassi, poi facciamo qualche esercizio. Allora, questa è la definizione di una classe in Python e l'istanziazione di un oggetto e il richiamo di un metodo. Allora, ho tre istruzioni qua in questo codice. Definizione della classe, istanziazione dell'oggetto e uso di un metodo. Ok? Già rispetto a Java noto una differenza, che in Java avrei dovuto fare almeno due file, uno in cui definivo la classe e l'altro in cui c'era il main che richiamava, che istanziava questa classe e lo richiamava. Qui non c'è questa necessità. Ok? Posso organizzare su più file, cominceremo a vedere mercoledì come lavorare su più moduli, oppure posso lavorare all'interno di un file solo se il mio programma è piccolo, è indifferente. Per creare una classe si usa la parola chiave class, ovviamente, col nome della classe. Come tutto in Python, sapete che non ci sono i punti e virgola, non ci sono le parentesi graffe, ma c'è i due punti a capo. Quindi, per aprire, così come in Python, per fare una if, faccio if condizione due punti a capo di entrato, indentato, o il body dell'if, definisco una funzione, def funzione tra parentesi di parametri, due punti a capo, e scrivo il corpo della funzione, anche per definire una classe funziona nello stesso modo. Semplicemente non sarà def che definisce una funzione, sarà class che definisce una classe. Class, nome della classe, due punti. Quello definisce una classe. Dentro la classe cosa ci stanno? Ci stanno i metodi. Quindi dentro la classe definisco dei metodi, e se non guardiamo ancora il primo, guardiamo il secondo, che sembra tanto una funzione. Cioè, per definire un metodo lo definisco come definivo il primo anno una funzione normale, def nome della funzione, argomenti, corpo, return, qualche cosa. Ed è così. Alla fine un metodo di una classe altro non è che non una funzione salvata come attributo della classe. Attributo è il termine che si usa di più in Python, in Java si usa di più il termine proprietà. È la stessa cosa, ok? Le variabili che stanno dentro la classe, le variabili di istanza dentro la classe, chiamiamole proprietà, chiamiamole attributi, usiamole in modo come se fossero i sinonimi. Perché questa frase non l'abbiamo mai detta in Java? Un metodo è una funzione che sta dentro una classe. Perché in Java non esistono le funzioni. In Java non posso scrivere una funzione da sola. Posso solo fare una classe che serve dentro un metodo. E infatti, public, void, static, main, bla bla bla, è tutta una palla che dovevamo scrivere, mettere dentro una classe, semplicemente per poter definire la funzione main, oppure per poter definire, no, del codice da eseguire. In Java tutto il codice deve essere dentro un metodo e il metodo deve essere dentro una classe, punto. In Python non c'è questo vincolo. Il codice può essere anche fuori da tutto, questa print sotto non è né dentro una funzione né dentro una classe, non lo consiglio ovviamente, è sempre meglio definire le cose all'interno del proprio blocco, però non c'è questo vincolo, così come posso definire una funzione, come facevamo il primo anno, che non sapevamo cosa fosse un oggetto, al di fuori di una classe. Quindi si riusa lo stesso concetto, definisco una funzione, semplicemente questa funzione è definita nel contesto, nel namespace della classe. Quindi tutto ciò che è indentato sotto class ovviamente sono le cose di proprietà della classe stessa, definite all'interno della classe, nel contesto della classe. Quindi noi potremmo chiamare la funzione age, la possiamo chiamare il metodo age, possiamo chiamare l'attributo age, stiamo sempre parlando della stessa cosa. Perché non chiamare la funzione, perché quando penso a funzione penso a qualcosa che sia indipendente da una classe.
però. E la prima funzione, quella sopra, che vi ho detto non guardatela ancora, è il costruttore. Ah, il costruttore in Java è definito come un metodo il cui nome sia uguale al nome della classe. Quindi se definisco una classe in Java, scriverei class car, aperta graffa, e poi sotto public car, costruttore dell'oggetto. Allora, qui anziché definire un metodo che ha lo stesso nome della classe, il nome del costruttore si chiama underscore, underscore, init, underscore, underscore. Underscore sottolineato, no? Così, è nome fisso, quello deve essere. Quindi se vuoi definire un costruttore per una classe, lo devi chiamare init, con gli underscore davanti e dietro. Sono un po' antipatici questi underscore, però oh, così hanno deciso, va bene. E quindi lì, quello è un metodo, come tanti, che si chiama in quel modo e che funziona da costruttore della classe. Poi vediamo il body di questi metodi. Una volta che ho definito la classe, quindi class, i suoi metodi, tra cui se voglio il costruttore, se mi serve, poi posso creare oggetti di quella classe lì. Allora, creare oggetti si fa con questa sintassi, non ho dimenticato la parolina new, semplicemente non serve. Scrivo il nome della classe come se fosse il nome di una funzione, non c'è bisogno del new davanti, come avrei in Java, ma questo se vogliamo un dettaglio di sintassi, non c'entra niente. Quindi chiamare una classe, non lo dico così, creo un oggetto di tipo car, semplicemente chiamando il nome della classe con i parametri, chiaramente, di costruzione. E quello mi restituisce un nuovo oggetto di quel tipo che poi posso salvare in una variabile qualunque. La variabile myCar è una variabile Python, non è una variabile di tipo car, ricordiamocelo. È una variabile, punto. Le variabili non hanno un tipo. La variabile myCar assume il valore di un oggetto di tipo car. Un oggetto la cui classe è car. Quindi è il valore a cui questa variabile fa riferimento che ha un tipo ben definito. Car, lo abbiamo appena creato. E non int, non string. La variabile no. Infatti non c'è dichiarazione di tipo davanti alla variabile. E poi, una volta che ho l'oggetto, posso chiamare i metodi su quell'oggetto lì. Che ne so, punto age, mi chiama il metodo age che calcola 2024 meno l'anno, lo restituisce, quindi restituirà l'età di quell'auto rispetto a quando l'ho creata, l'ho comprata. Quindi puoi chiamare i metodi, è normale, si usa la sintassi punto esattamente come facciamo in Java. In realtà questa parte qua di chiamare i metodi di un oggetto, già la conosciamo, no? Già nel corso del primo anno, quando avevi una stringa, punto upper, la mettevi in maiuscolo, stavi chiamando un metodo su un oggetto, che restituiva un valore di un certo tipo. Quindi qua è facile, no? A quel punto, una volta che ho l'oggetto, lo uso come gli oggetti predefiniti di libreria, ci chiamo i metodi sopra. Per quanto riguarda i metodi, abbiamo detto basta definire delle funzioni dentro il corpo della classe, quelli sono automaticamente i metodi. Se quel metodo si chiama init, allora è il costruttore. E per quanto riguarda le proprietà della classe, allora, se ci ricordiamo in Java, la prima cosa che facevamo all'interno, prima ancora di scrivere i metodi, prima ancora di scrivere il costruttore, dovevamo elencare le proprietà. Private int questo, private string quell'altro, private array list di string di un'altra cosa, eccetera, eccetera. Quindi davamo un elenco di proprietà nelle quali specificavamo il nome, chiaramente che volevamo dare la proprietà, il tipo e la visibilità. Poi eventualmente anche un valore di default, ma di solito non si faceva. Queste erano le prime cose che dovevamo scrivere, perché subito dopo scriviamo il costruttore che deve inizializzarli questi valori. Quindi definisco delle variabili subito dopo, e quindi deve essere la prima cosa, perché sennò il costruttore non potrebbe ancora sapere come si chiamano se venissero dopo. Quindi eravamo abituati prima le proprietà, poi i metodi.
Il primo dei metodi, quali sempre, era il costruttore, che cosa faceva? Prendeva i parametri di costruzione e li salvava nelle proprietà interne. No? Dis.pinco uguale pinco, dis.pallino uguale pallino. E il costruttore faceva queste cose. In Python non c'è l'elenco esplicito delle proprietà che qua si chiamerebbero attributi. Ci sono gli attributi, per carità, ma vengono creati dentro il costruttore. Quindi, perché, sai, in Java facciamo le cose due volte, no? Quando programmi in Java sembra sempre di sentire l'eco, no? Perché quando dichiari string A uguale new string, string, vedi c'è l'eco. No? Dichiari le proprietà e subito dopo le inizializzi nel costruttore. Stessa cosa le dici due volte. Qui hanno detto, ma perché devo dire due volte? C'è un costruttore, dentro il costruttore creo le proprietà. Usando la parolina self. Self fa riferimento all'oggetto stesso che stiamo creando. Beh, in Java si chiamava this, no? Solo che in Java this era facoltativo, nel senso che lo mettevi, lo scrivevi se avevi il rischio di ambiguità con altre variabili. Mentre qua self è obbligatorio, che aiuta anche perché, a parte che poi io this l'avrei sempre scritto, per me, per facilitarmi la lettura, la leggibilità del codice. Qua si usa self sempre, no? E tra l'altro è sempre esplicito in tutti i metodi che definiamo all'interno di una classe, il primo parametro deve essere sempre self. O poi se non parametro di una funzione potresti chiamarlo come vuoi, ma no, lo chiamiamo sempre self, sempre per convenzione. Quindi anche il costruttore stesso ha un parametro che è self, se stesso. Self che cos'è? Quindi quando io creo un nuovo oggetto, car, quando chiamo la costruzione, la funzione di costruzione di un oggetto, prima di tutto Python crea un nuovo oggetto, nudo, fatemi dire, senza proprietà, senza niente, che chiama self. Poi passa questo oggetto a init dicendo questo è un oggetto nudo, me lo vesti per favore. Gli dai le proprietà che gli servono. Questo deve fare il costruttore. In Java il costruttore vede già un oggetto che è già in realtà costruito, ha già le proprietà, ma queste non sai neanche se sono inizializzate o no. Dipende se uno l'ha inizializzato prima o no. Invece qua sei sicuro che ti arriva un oggetto che non ha proprietà e sei tu che crei la proprietà e gli assegni un valore iniziale. Questo valore ovviamente è un parametro della funzione. Quindi in questo caso il primo parametro della funzione car è white, che sarà passato come argomento color. Prendo questo color e creo una proprietà self.color copiando quel valore di quella stringa. Secondo argomento panda è una stringa, andrà a finire dentro model. Io creo una proprietà nel costruttore che si chiama self.model, prendendo il valore di questo model qua. Vedete che poiché self è obbligatorio non c'è ambiguità su se model è questo argomento oppure no. Sto creando delle proprietà di un oggetto semplicemente assegnando ex novo una nuova proprietà all'oggetto self, un nuovo attributo all'oggetto self. E l'attributo si identifica con la sintassi punto. Così come lo identifico per leggerlo, lo identifico per scriverlo, lo identifico per crearlo. Self punto qualcosa è quell'attributo lì. Se lo sto usando in un'espressione, sto leggendo il valore. Se lo sto usando in un'assegnazione, sto creando l'attributo se non c'era, oppure aggiornando il valore se già c'era. Così come succede con una variabile. Quando scrivo myCar uguale, sto creando quella variabile. Non c'è una sintassi separata tra creazione e inizializzazione. Per creare una variabile o per creare un attributo devo inizializzarlo. E questo, tra parentesi, è una figata perché non c'è il rischio che io mai abbia una variabile non inizializzata o una proprietà non inizializzata. Perché non c'è modo di crearla se contestualmente non la inizializzo anche. Cioè la sintassi per crearlo è mettergli l'uguale a qualcosa. Okay? Quindi non c'è rischio
che una qualunque variabile non abbia ancora un valore. Devo comunque segnare un valore non appena creo la variabile o non appena creo la proprietà dell'oggetto. Quindi dentro il costruttore di solito c'è una serie di assegnazioni a nuove proprietà, nuovi attributi dell'oggetto self, che contestualmente creano appunto l'attributo e gli danno un valore iniziale. Quindi quando noi chiamiamo la costruzione di un oggetto, char, di fatto stiamo chiamando il metodo init. Fate solo attenzione che il metodo init ha 4 argomenti, perché ce n'è uno in più che è self, che invece non compare nella chiamata, nella costruzione della classe. Quindi il char ha 3 argomenti, l'init ne ha 4, cioè self più i 3 che gli viene passato dal costruttore. Poi, in questo caso ho messo 3 argomenti della funzione così, poi con Python, ci arriveremo quando facciamo cose un pochino più sofisticate, c'è la possibilità di indicare gli argomenti opzionali, gli argomenti passati con i valori default, cioè si può, diciamo così, complicare questo passaggio di argomenti, ma l'idea è comunque sempre la stessa. Ma c'è un argomento in più. E così come anche tutti i metodi della funzione, della classe, pardon, tutti i metodi della classe ricevono, come abbiamo detto prima, come primo argomento l'oggetto self. Cioè è un riferimento all'oggetto stesso. E quindi per andare a, ad esempio, ho il metodo che mi restituisce quanto è vecchia questa auto e fa 2024 meno un anno d'acquisto. L'anno d'acquisto di questa auto è self.year, cioè l'attributo year dell'oggetto stesso su cui è chiamato il metodo. This.year sarebbe in Java, qui lo chiamiamo self. Sono sempre 4 lettere, quindi non ci perdiamo niente. Quando chiamo il metodo, vedete che non c'è un parametro self, viene aggiunto automaticamente. Quindi ricordiamoci sempre, tutte le volte che io definisco dei metodi, il primo argomento è sempre self. Quando uso questi metodi, o il costruttore, oppure gli altri metodi, self non lo passo, perché nel caso del costruttore è costruito da Python l'oggetto che sto costruendo, il self. Nel caso degli altri metodi, il self è uguale all'oggetto, in questo caso myCar, su cui sto chiamando il metodo. Semplicemente per comodità, no, viene uno dei motti della progettazione di Python è sempre explicit is better than implicit. No? Dichiarare una cosa esplicitamente è sempre meglio che lasciarla implicita. E quindi lui ha voluto dire, gli costava niente dire, guarda, ogni metodo riceve un parametro nascosto che si chiama self. Però non gli è piaciuto, ha detto, ma perché deve essere nascosto questo parametro? Mettiamolo in vista, così è più chiaro cosa sta succedendo. Da dove arriva questo self? Arriva da qua. Poi in realtà ci sono altri motivi più profondi, perché questa funzione qua potrebbe anche non essere definita dentro la classe o essere definita dinamicamente in un secondo momento, e quindi non è detto che sintatticamente sia incasellata dentro la classe, ma non andiamo a complicarci la vita, sicuramente non oggi. Basta, essenzialmente. Questo è, diciamo così, il cuore, no, di, diciamo così, adattamento sintattico rispetto alla costruzione di una classe. Qui ho provato a guardare, a mettere quel codice dentro Python Tutor, che è un sito carino che ti fa vedere le strutture dati graficamente del codice che esegui, e vedi che lui ha definito 2 nomi, no? Questi sono i nomi che ho definito nel programma. Un nome è car e un nome è myCar. Il nome car l'ho definito qua, alla prima riga. Che cos'è questo car? È un nome, la posso chiamare variabile, facciamo finta di sì, è una variabile di tipo classe. C'è un nome car che fa riferimento a una classe. Una classe che cosa contiene? Contiene delle funzioni. Vedete che contiene 2 funzioni, una si chiama init, l'altra si chiama age. È un oggetto. Beh, per noi non è un oggetto, è
una fabbrica di oggetti, è qualcosa che mi ricrea gli oggetti, però essa stessa comunque ha un nome di variabile che fa riferimento alle informazioni che non sono valori ma sono metodi, in questo caso definiti dentro la classe. Vedete che la classe non ha, le informazioni di questa classe sono solamente queste, questi due metodi. Questa classe non ha delle proprietà, ancora. Le proprietà non le definiamo a livello di classe, le definiamo a livello di costruttore. Poi, quando arrivo alla riga successiva, che è questa qui, scusate, questa qua di myCar uguale, sto creando una nuova variabile myCar che punta a un nuovo oggetto, di tipo non string, non int, non list, ma di tipo car. Questo è un oggetto di tipo car e contiene queste tre proprietà. Nome, valore, nome, valore, nome, valore. Poi io so che la proprietà, l'attributo color, in questo momento ha un valore di tipo stringa. Purtroppo non posso dire che color è una stringa. Color è solo il nome di una proprietà, il cui valore in questo momento è una stringa. Qui è dove, purtroppo, non dico che scricchi la Python, ma ci crea qualche difficoltà in più. Perché il fatto che color sia una stringa lo sappiamo solo noi. Che debba essere sempre una stringa lo sappiamo solo noi. No? Il linguaggio non ci permette né di specificarlo né di obbligarlo, in un certo senso. Quindi questa maggior flessibilità ha un piccolo costo, no? È quella che tenere traccia dei tipi di dati ci dobbiamo pensare noi. Mentre invece in Java avresti scritto private string color e dentro color non poteva finire nulla che non fosse una stringa. Se no avrei avuto un errore a tempo di compilazione. Qui, se va bene, un errore a tempo di esecuzione, oppure peggio, non ho neanche un errore, il programma fa una cosa strana. Però questo sta a noi. Ovviamente quando scrivo questo metodo age 2024-self.year, funzionerà solo se year è una proprietà che contiene un tipo numerico, intero, reale, complesso, frazione, qualunque tipo per cui sia definito l'operatore di sottrazione. Ma io quando scrivo questa funzione qua non lo so che cosa conterrà year. So solo che il metodo age funziona se year contiene un valore per il quale abbia senso fare la sottrazione. Poi, io da programmatore so qualcosa di più, so che lì deve contenere un anno, il valore intero di un anno, del calendario. Quindi se non ci sono bachi, il programma conterrà quello, se non faccio cose strane. Però dal punto di vista della funzione, se io qua scrivessi 2024-self.color, non avrei nessun errore, fino a questa istruzione qua. Quindi questo è, se vogliamo, il prezzo che dobbiamo pagare. Il tipo di un oggetto diventa evidente nel momento in cui lo uso, non nel momento in cui lo dichiaro, no, ma nel momento in cui scrivo le funzioni. Vabbè, qui ho semplicemente evidenziato, ma sono le cose che abbiamo già detto a parole, le varie parti di questo, voglio solo vedere se ho dimenticato qualcosa. Che sono le proprietà che definiamo qui, self funziona come this. Sì, c'è solo un dettaglio in più che possiamo poi anche dimenticare, ma motiva il perché, no, come funziona il metodo il parametro self, che è sempre il primo argomento di qualunque metodo, okay, che fa sempre riferimento a distanza. Noi abbiamo chiamato myCar.age, okay, e abbiamo detto, quando io chiamo questo, dentro il metodo age, il valore di self viene impostato esattamente al valore dell'oggetto myCar. È come se dentro nascosto ci fosse self uguale myCar nel passaggio di parametri. Ecco, addirittura questo è talmente vero che io potrei anche chiamare la funzione in questo modo: age
di MyCar. Io potrei chiamarlo in metodo passando come primo parametro l'oggetto stesso. Cioè questa notazione punto è una notazione molto comoda, no? Ci permette di dire ok, l'oggetto punto metodo, oggetto punto proprietà, eccetera, eccetera. Ma in realtà non è, è la stessa cosa che chiamare la funzione e passando come primo parametro l'oggetto su cui deve lavorare. Quindi ovviamente la funzione non è una funzione che si chiama age, ma age è definita dentro car, quindi questo car punto serve per andare a accedere a quella cosa che è definita all'interno di un'altra. Quindi questo in realtà è ciò che succede davvero. Quindi è un metodo, è un meccanismo molto semplice quello di Python degli oggetti. Definizione delle funzioni, il primo parametro, ti dicono sempre per costruzione l'oggetto su cui devi lavorare. Semplicemente queste funzioni non sono funzioni globali, ma sono funzioni definite dentro uno scope che si chiama classe. Ma questa classe di fatto è il nome, definisce un nome. Quindi molto semplice da questo punto, molto leggero da questo punto di vista. Poi sinteticamente ovviamente useremo sempre questo. Il fatto che sia il modello molto semplice e la sintassi semplificata fa sì che c'è poi però questo assert salta fuori dopo dell'implementazione. Ma ci abitueremo a scriverlo, non è una grossa difficoltà, cioè, in caso solo di abituarsi a un modo leggermente diverso di vedere. Ok, io a questo punto farei un intervallo, poi dopo magari traduciamo questo in codice con un esempio e poi andiamo a chiederci un po' meglio come funzionano gli attributi, la visibilità, eccetera, eccetera, di queste cose. Quindi sono le 10, quindi prendiamoci alle 10:20 riprendiamo.